Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: svolta su uno dei casi più chiacchierati che gravitano attorno al GF 2023 di Alfonso Signorini, dopo che il conduttore ha invitato la ex concorrente del GF VIP 3, Jane Alexander, il pubblico ha provato ad indagare per capire chi ha ragione tra lei e Beatrice Luzzi. Risvolto pessimo per quest'ultima, a parlare è la regista. Tutto è iniziato da una considerazione di Valentina Modini al GF 2023, pensava di fare un complimento a Beatrice Luzzi paragonandola a Jane Alexander. Lucrezia Vannecker, il ruolo di Elisa di Rivombrosa che le aveva ricordato. Quello che, a dire della Geffina, l'altra le avrebbe soffiato. La regista e la sua verità. GF 2023, su Beatrice Luzzi fuori la verità dopo il caso con Jane Alexander. Beatrice Luzzi non la considerai per Elisa di Rivombrosa, credo non le sia andato giù, la lettera e quanto detto da Jane Alexander, tutto vero, le ho anche spiegato chi erano le altre due artiste arrivate ai casting finali. Non è vero quanto dichiarato da Beatrice. I provini li faccio in prima persona e per quel ruolo ne ho viste 150 e non era tra la rosa di quelle che io avevo scelto, ha detto la regista Cinzia TH Torrini a Teg 24. L'intervista della mamma di Elisa di Rivombrosa ha dato una svolta decisiva per i fan del GF 2023, quelli della 52enne romana sono ancora perplessi. La sua è una polemica fuori luogo, avrebbe potuto evitarla. Molti attori sono doppiati perché spesso non possono ridoppiarsi per motivi di lavoro. L'accento di Jane, in questo caso, non andava bene e abbiamo optato per quella soluzione, ha poi spiegato l'autrice della fiction. Figuraccia, sarà contento Varrese, ok ha senso, rosicona, scrivono degli utenti sui social. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.